Hey Cooge, ben ritrovati dal vostro Andralink 91 e benvenuti in questo nuovo video di Snack World. Nello scorso episodio abbiamo completato il tutorial e io avrei anche levellato leggermente il mio personaggio, sono a livello 3, ero a livello 1. Insomma, ho voluto provare un po' le meccaniche del gioco e vedere come funzionava meglio il gameplay. A questo punto il prossimo obiettivo è andare alle rovine Gorgonzola, ok? Quindi scegliamo la missione. Quindi con R controlliamo le missioni principali e non si torna indietro. Mega premio arco. Dirigiti verso le rovine Gorgonzola, livello missione 2. Noi siamo livello 3, quindi eccoci qua. Mettiamoci in marcia, bene. Abbiamo anche appunto preso un aiutante, uno snack che ci ricarica la salute e ci aiuta anche in battaglia. Non è che ci dia una gran mano. Però recuperare punti salute di tanto in quando è molto utile. Eccoli qua. Quadriclope. Spero di non averlo letto male. Anche perché in teoria dovrebbero tutti quanti avere nomi di snack, però non si sa mai. Vediamo un po' che c'è qua. Un altro forziere? Boh, non lo so. Aspetta, questo. Non è questo. Dov'era il nemico qui? Ah, eccolo! Scatostrello! Chissà perché scato. Ok. Accidenti a te! Cavoli, quanto danno fanno! Chi è questo? Elettropulcino. Ma sono più deboli dei mostri che c'erano nel primo livello. Boh. Non lo so. Non è un'impressione perché vanno più giù facilmente. Castagnotto, che bello. Oddio, cos'è quello? Gattaccio! Ma così proprio? Gattaccio? Quindi con R ho il tonico. Ah, l'ho usato, quindi non prendo tutti quanti i punti a fine. Cioè i punti tesori. Mi dà un tesoro in meno perché ho usato un tonico. Vabbè. Vabbè, ma lei sta col mitra. È ovvio che lo facciamo prima. Perché? Ecco. Ok. Riesci a percepire l'energia? Non osare fermarti o esitare. Vabbè, sì, non ti preoccupare, che non esito, non esito. Tranquilla. Wow. Cavoli, che figata. Ok, questa la usiamo subito, la usiamo, vai. Perfetto, non si sa mai. Ora rientriamo. Ho raggiunto la fine del tutorial. Ma cosa? Non, devo solo raggiungere le rovine, non devo andare a combattere contro la Mattusa? Si chiama Mattusa, non ci posso fare nulla. Ok, abbiamo un po' di grana in realtà, perché è il compenso della missione. Ma forse non possiamo neanche trovare tanta la grana, i soldi, in queste missioni così. È un tutorial. Ok, l'arco dovrebbe essere il premio finale. Però lo riceviamo comunque, abbiamo avuto molta fortuna. Accidenti. Del demonite. Tormenti? Non lo so. Poi comunque sia off-screen me lo studierò un pochetto, vedrò come si fanno alcune cose. Eh? Link, e lei comandante? Che cosa ci fate qui? Impossibile! Stai dicendo che la principessa Melonia l'ha chiesto anche a voi? Cosa? A voi cosa ha chiesto? Anche noi siamo qui per recuperare l'occhio viola. Oh, quella sciocca ragazzina sbatterebbe le ciglia a chiunque. Ma io perché il padre, il re me l'ha chiesto, non lei. Allora, soldati, siete già riusciti a impossessarvi dell'obiettivo? Siamo quasi stati trasformati in pietra dalla folle Mattusa. Già, siamo scappati appena in tempo. Quella bestia è troppo grossa per noi, non riusciremo mai a sconfiggerla. E le caccia il mitra, vabbè. Che poi no, è minigun se non sbaglio, non un mitra. Ok,
Codarde teste di rapa! Non striscerete alla base con la cura tra le gambe. Solo perché non riuscite a sconfiggere quella cattivona di Mattusa. È ovvio che ho ancora del lavoro da fare con i marmocchi. Dovrò insegnarvi il potere di permanenza. Torniamo tutti in città. L'addestramento comincia adesso. Signor sì. Quello è morto, poverino. Chap è morto. No. Chap, perché sei morto? Ma non è vero. D'accordo, soldati. Sapete perché avete perso contro Mattusa, vero? Perché Mattusa è troppo forte. E certo, qual è la ragione? E cosa ti aspettavi? I boss di dungeon sono sempre forti. I giocatori di ruolo lo sanno da generazioni di hardware. Sin dal rilascio del gioco D&D sulla piattaforma Plato. Dungeons and Dragons. No, il motivo per cui avete perso è semplice. È perché avete messo in dubbio la vostra capacità di vincere, perché siete stati deboli. Questa volta manderò Link a sconfiggere Mattusa. Impossibile. E noi mi darete una mano. Anche voi ci andrete, ma solo uno. Perché solo uno? Sicuramente Chap. È il limite, temo. Il sistema di gioco consente di portare un solo compagno. Sistema di gioco? Gobson, non puoi parlare di queste cose. Ti ricordi cosa abbiamo detto sul coinvolgimento del giocatore? Praticamente io sono arrivato in un gioco di ruolo dalla realtà. Praticamente, loro però lo sanno che questo è un gioco. Sicuramente la storia verrà dipanata mentre si va avanti con i capitoli eccetera eccetera. Però, insomma, già ti danno delle bombette, no? Puoi scegliere chi vuoi quando partirà la missione, ok. Comincia quindi a pensare, ma scelgo Chap, è ovvio. Non dimenticare di creare armature. Oh, e indumenti protettivi, sì, assolutamente. Testa di me, ma sta parlando della fabbricazione. Per fabbricare devi usare l'opzione fabbricazione nel menu averi. Puoi creare nuovi indumenti e armature combinando gli oggetti che raccogli durante i tuoi viaggi. Sì, però senza la licenza non lo sapevo. Se non ho la licenza non posso fare nulla a quanto pare. E se poi riesci a mettere le mani su un buon fabbricatalogo... ti aprirà un intero ventaglio di nuovi indumenti e armature da creare. E ora che ci penso, Link? Ho comprato due di questi per errore. Puoi prenderne uno se vuoi. E ho anche altri oggetti che non mi servono. Copie di essenziale generico, lingotto di bronzo e cotone secco. Ah, quindi serve per craftare. Quindi una maglia di cotta. No, quando ci intorno... Ah, ho capito forse a cosa serve. Ma lo vediamo subito allora. Puoi comprare dei fabbricataloghi alla boutique, facci più tardi. Va bene. Puoi ricevere missioni anche dalla gente che incontri in città. Le armi che otterrai come ricompensa per... Ah, oh, mi danno armi! Una mano lava l'altra, ok, sì. Tutti i giochi di ruolo funzionano così. Ti ho detto 30 secondi fa di non parlare di queste cose! Tanto l'ho capito che stiamo in un gioco, basta. Ok. Missione di grado 1. Quindi livello 1? Missione di livello 1? Allora, a questo punto fabbricazione, gli do un'occhiata. Cappello e... mi manca una bandiera vuota. E una piuma misera, ok. Quindi non posso fare nulla. A questo punto apriamo la missione e facciamo la missione il potere dell'occhio viola. Wow, quel boss è terrificante. Troviamo dei nemici particolari. Prendiamo prima misera, sabbia satinata, gelato mille gusti. Come ricompensa 3 grana, grana 3,50, una cosa un po' generica. Va bene, andiamo a fare questa missione. Allora, a questo punto dovrei poter scegliere chi portare con me. Allora, siete pronti a partire? Ok, Link, chi scegli? Perché Chap è quel che ci vuole. Vorrei della Mayo, che sarebbe appunto la ragazzina. Il Tabasco è la scelta giusta. Mi piace molto il fatto che quello sia grosso e quindi sicuramente è un tank. Ma Chap è un attaccante, sicuramente, mentre Mayo è una guaritrice. Penso sia così il team, più o meno, dei giochi di ruolo. Tank, Mayo e attaccante, più o meno, così funziona. Comunque sia, Chap vuole prendere Mattusa a calci nel sedere. Entrambi la prenderemo a calci nel sedere, una chiappa ciascuno, ma è così. D'accordo, gente. Andare, andare, e stavolta è vietato disertare quando vi ritroverete sotto il fuoco nemico.
Mi chiedo se Mattusa sia debole all'arco, all'ascia o alla lancia, alla spada normale. Perché ho visto che l'ascia picchia da far paura, è un po' lenta nei movimenti, ma picchia che è una bellezza, quindi penso che contro Mattusa poi rovine Gorgonzola, Gorgone, Gorgonzola. Oddio, chi è questo mo? Ah, ti ricarica! Ottimo, ottimo. Andiamo, Link. Certo, vedi che già sto andando. Vai, sono super carico. Fatti vedere. Ma ti aiuto! Troppo? Troppo, sì, troppo. Oh, com'è morto male quello? No, è un dungeon proprio! E ragazzi, Yoke Watch Blaster è diventato... È diventato Yoke Watch Blaster. Oh, Schele Porcello! Schele Porcello! Oh, GG! Schele Porcello, che bello! Oh, che bello quando localizzano i nomi. Ah, level 5. Orco picchiatore. Due volte l'ho dovuto leggere perché non mi... Puzzona! Per sbaglio l'ho usato, ho premuto R invece che ZR. Ma no, l'arco! Ma dai, ma perché l'arco? Cos'è questo? Levati, per favore. Grazie. Ma perché ho premuto R invece che ZR? Perché sono così ritardato? E c'ho l'incantesimo. Ah, potenziato le tue statistiche. Ah, ok. Che è successo? Ok. Ma mi sembrava che ci fosse un nemico che non veniva segnato. Ok, tanto c'ho lo spadino. Ma sì, vabbè. Gremlin. Sì, vabbè, però girati, per favore. Allora, è ovvio che dobbiamo andare qui. Perfetto. Copistrello, a me. Ok, tutti quanti con un colpo solo. Mamma mia, abbiamo infilzati come non ci fosse un domani. Il Gremlin, che non dovrebbe essere una figura... Beh, non è, allora, non è una figura di certo amica, però raffigurarlo con un tridente, insomma, eh. Una porta misteriosa. Vediamo un po'. Ah, una battaglia così. La morte è in ascolto. Grazie, morte. Aumento di livello, grande. Oh, picchiatore. Aiuto. Sì, vabbè, mi sono messo in mezzo. C'ha ragione lui. Doveva colpirmi, mi ero messo in mezzo. Andato bene. Io raccolgo materiali intanto. E vai via, vai. Abbiamo raccolto tutto? Sì, perfetto. Vai. Purtroppo anche quando finisci PJ... vabbè. Sì. Mamma mia. Purtroppo il gioco rallenta perché è come se avessi perso la vita. Come se avessi un incanto. Strega cattiva? Ciao! Oh, non è andata KO? Com'è possibile? La lancia, arco, ok, spada. Che è la più veloce, quella che mi piace di più al momento perché è veloce. Però bisogna stare attenti ai PJ. Sarei a corto di vita, quindi userei la pozione. Bene, che poi neanche mi ha ricaricato tutto quanto. Sì, però ogni cosa un nemico. I tuoi occhi, scusa, mi dispiace. Una trappola, ovviamente. Vabbè, sì, i tuoi obblighi, va bene. Oppla, oh! Ma così? Dov'è?
Ah, devo... Devo trovare prima altro? Ah, la porta si è aperta, meno male. Quindi devo sconfiggere tipo un certo numero di nemici? Voglio provare a usare l'arco. Secondo me la Gorgone ha paura dell'arco. Ma tu sei più avanti. Perfetto. Andiamo allora. Perfetto, andiamo da Mattusa. Wow. Ho sbagliato il pulsante. Mamma mia. Sì, ma fa malissimo. È ovvio che io vado lontano quando lei fa così, però. Sì, ma come faccio? Ah, posso anche comunque sì annullare l'attacco. Beh. Eh sì, imparatura di cosa? Sì, ma lei attacca, mi attacca, cavoli. Attacca proprio qualcun altro. Cos'è? Che succede? Ma neanche ci arriva i colpi lì. Che è? Ah, ecco. Ah, ok, devo scuotermi. Sì, meno male, proprio all'ultimo, infatti. Deve essere qualcosa che possiamo usare per riflettere. Cosa? Ma non l'ho vista! Ah, ok. Quindi devo nascondermi quando fa sto, quando fa quell'attacco lì. Perfetto. Vediamo un po', fammi capire bene come funziona. Ah no, non questa, l'arco. Bene. Sì, però se mi prende pure lì... non lo so, Aiuto! No. Ok, primo boss, ragazzi, però non è propriamente facile, sì. Vabbè, ti piace vince facile, Mannaggia a te se ti pio. Wow, con l'ascia! Quanta vita aveva ancora? Quanta vita aveva ancora? Perché mi è parso che aveva un bel polito e gliel'ho fatta fuori tutta quanta con l'ascia. Wow. Poi non è che ci abbia dato chissà quali punti esperienza, mi pare che addirittura non ce l'ha di per niente. Livello missione 7? Mi sa che mi toccherà grindare un bel po' in questo gioco allora. Grado e D2, ok. Beh sì, quando finiamo appunto una missione chiave. Solo 4, beh sì, per sbaglio sono i tonici, per sbaglio, purtroppo. Dai, su. Ok, l'occhio viola era ovvio. Sì, abbiamo preso l'occhio viola! Link e Chap hanno ottenuto l'occhio viola. Ottimo lavoro, Link. È
Lui arrossisce. Torniamo al castello e consegniamolo alla principessa Melonia. Sento già le monete d'oro tintinnarmi nelle tasche. Poi ci andiamo al pub a prendere una birrozza. Ho saputo che hai avuto successo, Link. Ottimo. Ce l'abbiamo fatta, signora. Signorina, dai. No, grazie. Ora, se non fosse reato, io prenderei l'arco e le conficcherei qualche freccia in gola. Nessuno parla più della chiaviala, ormai è roba della settimana scorsa. Settimana scorsa! Nei giochi di ruolo passa velocemente il tempo. Non mi emoziona più ora. Come dire, il momento è passato. Ah, questo è quanto. A quanto pare il momento è passato. Passato remoto? Dato che lei appunto è la figlia, unica erede al trono, il re acconsente a tutto. Io direi, Cugio, che questo video può anche terminare qui. Abbiamo sconfitto la Mattusa, perché è matta praticamente. Insomma, come prima missione non c'è male, mi piace che abbia ripreso lo stile dungeon crawler, appunto, si chiama esploratori di dungeon, dungeon crawler. Mi fa davvero davvero molto piacere che sia così. Bene, io spero che anche a voi il video sia piaciuto e che possiate apprezzare il let's play che porterò appunto giornalmente di Snack World. Ovviamente mi studierò bene le meccaniche del gioco in modo da non fare figure barbine, quindi insomma dai, è così. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è anche il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti e foto a tema nerd e cose varie. Inoltre vi invito a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti e no. Ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!